Questa rubrica è come un pendolo in movimento, oscilla tra gli sperperi della politica e le leggi per il popolo, della stessa, che intorno ad un problema non dice si risolve così, questa è la norma. No, ne produce mille, in contrasto tra loro, il cittadino aspetta, 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 subisce, subisce, subisce. Parliamo di sperperi, struttura pubblica, ascensore per disabili, tu sali di un piano e... se esci dall'ascensore, cadi nel nulla. La struttura è stata costruita, pensate, 15 anni fa, mai utilizzata. L'architetto di Giambattista è il presidente di una municipalizzata di Giulianova che gestisce il Cursal. Proprio in queste ore abbiamo trovato i fondi per ristrutturare l'intero Cursal, quindi l'ascensore sarà reso funzionale con accesso all'ultimo piano del Cursal che sarà completato. Quindi finalmente l'ascensore parte, ma voi a casa comprereste un etto di mortadella per mangiarlo poi 15 anni dopo? Altro argomento, Abram, ne abbiamo parlato, aspetta la pensione per l'invalidità al 100%, 3 dialisi la settimana e siccome non ha soldi, non dovrebbe per motivi di salute, fa chilometri per vendere 2 stracci. Il direttore provinciale dell'INPS, il dottor Aquino, dopo il nostro servizio e quello di Nicola Catenaro di Corriere.it, ha assicurato che il nigeriano riceverà la pensione. C'era una legge del 98 che diceva che non si deve attendere il 5° anno di soggiorno quando la domanda è di un malato grave. La legge, pensate, non è stata inglobata tra le circolari INPS. Quindi Abram ha compiuto i 5 anni di soggiorno il 31 dicembre 2012 e quindi ora è nei termini. Un momento, Abram aveva presentato la domanda nell'agosto 2012, ma il no è arrivato il 3 febbraio 2013, quando aveva compiuto i 5 anni. Se non avesse intercettato questa rubrica, doveva solo far ricorso alla magistratura civile. È quello che vive la figlia, cerebrosa, dal 2008 è in causa con l'INPS. Nel 2010 la Corte Costituzionale, attenzione, non una pretura di campagna, ha detto che è irragionevole negare l'accompagnamento per motivi di permesso di soggiorno ad un malato grave. Ma anche questo non rientra ancora nelle circolari INPS. Martedì prossimo a Teramo c'è l'ennesima udienza. L'avvocato della piccola si chiama Antonella Scipioni. Rimane soltanto l'accertamento definitivo della condizione sanitaria che poi potrebbe dar luogo appunto alla prestazione economica. Sapete cos'è l'accertamento sanitario? Un perito deve dire, dopo che l'ha già certificato la ALS, che la bambina è cerebrolesa. La sentenza slitta sicuramente a dopo l'estate, quindi l'accompagnamento. Ma sapete qual è la cosa più assurda? Facciamo l'esempio di una bambina italiana cerebrolesa. È la piccola che è nata in Italia ma è nigeriana. La bimba italiana non avrebbe alcun problema ad ottenere l'accompagnamento. Purtroppo ci sono delle differenze sensibili che portano a delle differenze di trattamento. Eh già, purtroppo. Continuiamo a parlare di nuove povertà. Una nota catena di acquisto oro offre un buono benzina a chi vende almeno 30 grammi di oro, appunto. Assurdo ma permesso. Finalmente i poveri hanno qualcosa, il rimborso chilometrico. A martedì.